funghi e non solo, per il successo della 24esima edizione della Sagra del Chiodino di Dello. Una 3 giorni di degustazioni, musica, sfilate ed esibizioni che ha ottenuto successo meritato, come sottolinea Ettore Monaco, sindaco di Dello. Ho centrato in pieno l'obiettivo, fare rete per la comunità e soprattutto far conoscere il nostro territorio. È 24 anni che ci impegniamo per farlo, siamo molto in salute e soprattutto c'è un grande ritorno da parte delle giovani generazioni. Questo è un viatico per far innamorare i nostri giovani della propria terra, perché oggi c'è bisogno che i nostri giovani, i migliori, rimangano qui, perché non bisogna assolutamente lasciar perdere la propria terra, perché chi lascia la propria terra è complice del declino di una società. Confermato successo di pubblico per una manifestazione che è un punto di riferimento della bassa bresciana, non solo perché promuove un fungo tipico dei nostri campi, ma anche perché promuove l'immagine di un territorio agricolo, ricco di tradizioni, di cultura, di un passato, che sono i punti di forza anche per il futuro. È giusto l'appello del sindaco ai ragazzi, ai giovani, di essere protagonisti della propria terra, partendo dagli insegnamenti del passato per attualizzare nel futuro. Ma direi che è giusto anche la ricetta di questa sagra, che mette al centro la comunità, un territorio fatto di persone, di culture, di tradizioni, di modi di produrre che non sono retaggi del passato, ma possono rappresentare, se ben valorizzati, anche le chiavi di volta per uscire dalla crisi, per proiettarsi verso il futuro, memori di un passato che è ricco di tradizioni ma anche di prodotti che possono rappresentare un successo anche nei mercati futuri.